Via libera del Consiglio europeo ai top jobs, i ruoli di vertice dell'Unione, con l'Italia che si mette di traverso con un'astensione e due no. La presidente Ursula von der Leyen è stata riconfermata dal Consiglio europeo per un secondo mandato. Antonio Costa sarà il nuovo presidente del Consiglio, Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera. Von der Leyen, per essere riconfermata, deve però attendere il voto della plenaria di Strasburgo, previsto entro luglio. A questo voto sono legate le sorti di Callas, mentre per l'ex premier portoghese Costa, che succederà a Charles Michel alla guida del Consiglio europeo, non occorre la ratifica della plenaria. Sono onorata, le prime parole di Callas, al sostegno del Consiglio europeo. Questa è un'enorme responsabilità in questo momento di tensioni geopolitiche. Costa, dal 1 dicembre, come presidente del Consiglio europeo, mi impegnerò pienamente a promuovere l'unità tra i 27 stati membri. Meloni ha spiegato i motivi del no. Non sostengo e non ho sostenuto questa proposta delle nomine come avevo annunciato in Parlamento. Lo considero un grande errore, una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei e del voto espresso da quei cittadini e quindi ho ritenuto di rispettare l'indicazione dei cittadini non sostenendo questa proposta.